Buongiorno ragazzi, benvenuti al nostro nuovo tour a Rifugio Campione. Questo nuovo video prima. Ci troviamo ad Escape e oggi, come dice il nostro amico Mini Pro, andremo al Rifugio Campione partendo da Ono San Pietro. Mini Pro, hai qualcosa da aggiungere? Ci sto addormentando. Stamattina di solito sono io in ritardatario, ma stamattina è stato il nostro grande e piccolo Mini Pro. Carico, eh. Andiamo a salutare gli altri ragazzi e poi arriveremo a Ono. Ci qua come sempre a colazione al nostro Escape Drink e Food dai nostri sponsor. I ragazzi sono carichi. Il nostro Lume ha fatto aperitivo a base di calcoli stamattina. Di calcoli, bravo. Una settimana e però è partorito, di solito sono 9 mesi quando sei tenuto. Due settimane sei un cyborg, figa. Il nostro Super Press, buongiorno. Lo vedo abbastanza in coma. Paride che è tornato fra noi, è resuscitato come quello che viveva a Nazareth tanti anni fa. Grande Vlad, aspetta. Vlad ha dato spettacolo anche ieri. Piano. Quando vedrete il video della giornata con i ragazzi di C6, Vlad ha dato spettacolo. Piace Masterchef, eh? Ho notato. Grande Vlad. I nostri Lambertenghi. Aspetta. Pronti per partire, carichi. Dai. Anche se oggi non ci saranno endurate classiche come quelle che fate voi. Dai. E lui ne sa qualcosa. come la Lera. Ecco il nostro zoo. Acquisto dell'ultimo minuto. Arriva sempre all'ultimo, ma c'è sempre ormai. Bota, vabbè, ormai. Sei carico? Vedo. Hai fatto festa anche ieri? Anche ieri più o meno. Quarto a luna stanotte, beh, dovete capire che lui è ancora uno dei pochi che regge queste. Ma prenderemo l'acqua noi. Ma attenzione perché è tornato anche Davide. Basta chiamare acqua. Ah, lì, Davide, tutto a posto? A posto. Grande, abbiamo avuto un leggero disguido sulle squadre che tifiamo, ma Davide è sempre il numero uno comunque. C'è anche Pugni. Anche il nostro hermano è arrivato. Ciao ragazzi. Lui è il boss di Escape Drink e Food, se volete chiedere degli sconti dovete venire da lui. Venite tranquilli. Eccoci! Bici quasi caricate del tutto, siamo pronti. Abbiamo anche l'antenna oggi. Parte. La lunga camminata. Giornatina top a Davidino oggi. Non male, speriamo tenga il tempo, che la salita sarà comoda ma impegnativa. Però pian pianino arriveremo anche oggi, dai. Ovviamente come sempre ci aspetterà un'imbuzzata fotonica in rifugio come i veri sportivi. Giusto Paride? Mangeremo una bella insalata leggera, dietetica. Eccoci qua con il nostro Eros. Anche lui con la Mondre Kerina. Tra poco anche il Gian. Eros potremmo chiamarlo tranquillamente Mini Pro 2.0 anche lui, perché è molto abile. Nuovo prototipo, bravo. Casettine tattiche. Nulla in confronto a quello che vedremo quando arriveremo al Baie del Mela, ma anche qua non è male. Continua la salita, ma si stanno creando già delle distanze, ragazzi. Non so se sono veloci loro, siamo lenti noi oggi, ma il gruppo si è smolecolato. Sto a posto, ragazzi. Tosta salita, eh? Tosta tanto. È bella incazzata. Me la ricordavo di meno l'altra volta. No, io me la ricordavo proprio così. Probabilmente il mio subconscio aveva cancellato il fatto che crepavi a salire. Cazzo, fai la cavolata. È una vespa. Dopo una tappa di pausa per riprendere fiato, ma soprattutto per fare riposare la prostata, perché porta, noi maschi con queste selle abbiamo anche questo leggero problema. Esatto, quando ci sono queste salite diventa tosto. Dalla nostra Anto che passo che ha. Ecco, esatto, lei è super allenata, è una schiappa come noi lei. Dei ponticelli quelli belli, si apre un po' anche la vista,
E qua prendiamo l'acqua che è fotonica. Ponticelli su ponticelli, la strada comincia a essere sterrata e dissestata e piano piano ci avviciniamo sempre di più al Bight, località molto caratteristica che assomiglia un sacco a Casa di Viso, che potete vedere nel nostro video del tour del Bozzi, secondo tour, e che vi consigliamo assolutamente di andare a visitare, perché, e che anzi vi spoileriamo in anteprima che rifaremo prima di fine mese di settembre. Salita è dura, ragazzi, eh? Bella tosta. Ci vorrebbero tre batterie, però vabbè, dai, ce ne facciamo bastare una. Una batteria al grafene mi basta. Ci vorrebbero quelle al grafene, esatto. Speriamo che la tecnologia si svegli a farle uscire. Adesso qua sotto nei commenti qualcuno commenterà che bisogna pedalare gli anti e bike, e poi l'anno prossimo ovviamente la comprano anche loro, perché di solito funziona così. Rio freddo, piccola pausa, siamo quasi arrivati al Bai del Mela qua, ragazzi. Top. La salita fino adesso. Bella salita, bella. C'è molta esperienza, però 60. È accettabile. Accettabile, bello, però nel panorama qua comincia ad aprirsi, vero? Avere una batteria. Sì, sì, anche perché il modello del nostro Vlad è la Focus Gen 2, giusto? Gen 2 è bella, ma la batteria non è molto capiente. Il nostro Davide come va? Morto. Morto, non sei l'unico. Il nostro Eros quanto è di batteria? 71, dai, è messo ancora bene. Il nostro Paride come fai con la batteria plutonio, come va? 60%. Plutonio, allora, l'unica cosa è che ti cresce la terza gamba quando arrivi in cima. Il nostro lume che dà spettacolo, lume Ronzon. Quella! Con la gomma liscia da competizione Formula 1. Eccoci qua, ragazzi. Finalmente abbiamo raggiunto il Bai del Mela. Ex Valletta. E qua c'è il cartello del Bai. La foto ci sta, dai. Vlad è il nuovo San Francesco, c'ha perfino la farfalla sulla bici. Ti porta fortuna, Vlad. Questa qua, ragazzi, è la località del Bai del Mela. Prima era il cartello, qua è la vera e propria località, guardate che figata. Così a occhio somiglia un sacco a Casa di Viso. Spettacolo. Guardate che piane, ragazzi, le mucche. Mucca, che bello vitellino. Guardate che bel percorso, ragazzi, quello giù là in fondo è proprio la località Bai del Mela, con le sue prati e le sue cascine. Questa è la strada che abbiamo percorso. Lì c'è il retto della Concarena, ci manda la bagozza, ma purtroppo non si vede. Peccato per le creste coperte da un banco di nebbia, ragazzi, perché qua si può ammirare il cimone della Bagozza e il retro della Concarena. Purtroppo, come ogni volta, c'è sempre una nuvola che rompe le valle. Che spettacolo qua che si è aperto il panorama, che si vedono le cime, sembra quasi delle cime dolomitiche qua. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
into the night. I raise my hand to the fire. Finalmente i ragazzi giunsero a Rifugio Campione. Finalmente, posto spettacolare. Posto bello, peccato che lì non si vedono le cime perché c'è un po' di nebbia. Le mucchette al pascolo, ragazzi. Me l'aspettavo da te. Vlad, com'è stata la girata fino a qua? Bellissima. Bella, vero? La consigli? Un po' impegnativa, però ci sta, dai. Consigliatissima. Mini? Il carabinieri di Piacenza che cercano un certo Vlad Popa, non so. Sì, me l'hanno detto anche a me prima. Me l'hanno detto anche a me, giù. Buona bella, fino a qua. Avrei avuto ancora il 95% di batteria. Il nostro Eros. Aspetta, mettiti in parte perché c'è il Mini Pro, il Mini Pro 2.0 adesso qua. Sono il prototipo. Il nuovo modello. La copia però, giustamente, non offerti, ma poi dal Mini originale è sempre lui, dai. Non vuol dire che la copia non sia uguale però, eh. O anche meglio, attenzione. Uguale, dai. Rifugio Campione. Paride, com'è stata fino a qua? Tutto a posto. Tutto a posto, è andata bene? La grande. Che Davide? Tutto a posto. Vabbè, Davide è venuto su in nonchalance. Batteria l'ha staccata perché non ha problemi a salire. Qua ci sono anche i rider veri. Rider in muscolare, complimenti. Se sei uno di quelli, vero, non sei uno scoppiato come noi. Buon appetito, ragazzi. Buona. A tutti. Buon appetito, ragazzi. Buon appetito. Ai bike scabuni, come sempre, ragazzi. Bravi, bravi, Gnari. Numeri. E per i bikers, i pip. Urrà. Fatti! Si riparte, ragazzi, tutti pronti, tutti belli imbuzzati, via. Vlad, mi raccomando, non lasciare giù i denti. 30% fare scherzi. Fuori pista. Hits. Grandi, ragazzi, che panoramini, ragazzi, mucche sotto specie di e-bikers là a distanza che va. Grande, dai spettacolo, Anto, ti riprendiamo, fai manual, dopo montiamo il video su YouTube, anzi vediamo anche noi dopo. Grandi, ragazzi, bella, e vediamo sempre, ci vediamo su YouTube allora. Bello, bello, ragazzi. Davvero bello, guardate che visione. Fate una fotazza qua, Gnari. Sì, 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 sì. Spettacolo. Quello lì è Pizzo Camino, ragazzi. C'è una croce che adesso non vedi più, guardate che storia. Si chiama Pizzo Camino perché fa il fumo. Fuma tutto l'anno. Fuma tutto l'anno. Posti davvero spettacolari. Consigliamo di venire a vederli. È il Passo Campelli questo. Puttana, Almini! Mi fanno anche il motore. Le hai fatto vedere alla Madonnina del Passo dei Campelli l'impennata. Top! Top! Vieni con noi! Sì. Lumino! Io sono ultimo! Almeno! Paride! Tutti! E niente, anche stavolta è giunto l'orario. Ragazzi, Vlad. Bel posto, aspetta, bel posto, bella gente, ringraziamo tutti, ma il nostro Vlad, la nostra mascotte Vlad, come sempre. A te l'onore, aspetta, Mini Pro, perché è sempre lui che fa. Vladimiro, sì, è arrivato il momento. Non Luxuria. E bike scavini. No, urlalo, aspetta. Dillo bene perché non l'abbiamo sentito, devi urlare. E biker scavuni tutta la vita. Dai! Biker scavuni tutta la vita. Più deciso! Più deciso! Spettacolo. Vai. Va. Non facciamo più, va.
vai, vai. Uè, 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 attento, ti ho visto malissimo, non te l'aspettavi. Bello finire nella pace. Uè, i pedali. Bella lì. Che sballo tira, è la pocala che. Vai, vai che lo fai, tranquillo. Molla, molla, molla i freni. Bello. Poi da fermo. Bello. Bravo. Grande figa. Fino a qua bello, eh. Bello tosto, endurone. Grande pivale. Dai ragazzi. Via, 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 via. Puttanis. Ada, ada. Quello lì è strinatissimo. Per me no. Per me è abbastanza. Vai, vai. Dai, ragazzi. Veramente belli. Sentiero ragazzi top qua. Dai Vlad, dai spettacolo. Dai lume, vai. Vai lume, vai giù in mano. Dana. Cosa ne pensa il nostro Andre da Milano? Grazie mille. Darfo sì, vabbè, tutta la valle, ci scrivi, ci accordiamo. Va bene. Ti aspettiamo, eh. Ragazzi, andiamo perché comincia a piovere, figa. Dai, oh fighetta. Miro segna per noi. Oi oi oi. Eccoci qua, arrivati a Schilpario ragazzi, e salutiamo il nostro amico Pivale, Valerio, alias Pivale. Grandi ragazzi. Andè, bellissimo tre che ci hai fatto conoscere, Vale, numero uno. Ricordiamo che la prossima volta quel furgone qua deve esserci scritto Bike a Scamuni, non Play. Però vabbè dai, facciamo finta di niente. Spendiamo il bonifico. Spendiamo il bonifico, non c'è problema. Grazie Vale, alla prossima. Grande. Quasi scarichi. Stiamo scendendo verso la via Mala, dove imboccheremo la vecchia strada sotto le gallerie e ci fermeremo a fare uno scatto al ponte Ponticello panoramico. Adesso passeremo in parte la galleria, sentiero la strada vecchia. Antonietta come va? La nostra Antonietta è provata. Sei provata Anto? Sei provata da questa giornata? Le stradine top ragazzi, eh? Che percorsi? Speriamo di no. Percorsi top ragazzi. Ecco, dici che Antonietta dice che è alto il sentiero dei fiori. Attenzione Suada. E guardate giù. Guardate che visuale ragazzi. Saranno sì e no 100-200 metri qua. No, 100-150. 100-150. Occhio Vlad. Vetro panoramico non mi ispira molto a me, eh. Ponte di ferro su, su cosa sarà così? Arrivati quasi all'angolo, gallerie finite, che la batteria si è scaricata, per registrare col telefono, ma poco male. Giro quasi finito, adesso torneremo ad Arfo. A posto ragazzi! Grande giù! Top! Grazie mille, alla prossima, al prossimo tour. Ci vediamo alla prossima. Salutiamo la nostra Anto. Grande Anto, grazie di tutto. Come sempre top, migliori di volta in volta. La prossima volta ti vogliamo impennata. E ha fatto anche gli scalini ma non ha voluto farsi riprendere. Numero uno come sempre. Grande Eros.
Mitici come sempre. Oggi facci vedere la chioma grande. Sei veramente un gran figo. Farai colpo su tutte le ragazze di YouTube. Ciao ragazzi. Niente ragazzi, finisce anche oggi questa avventura. Giro eccezionale. Giro top ragazzi, ve lo consigliamo di fare. Ragazzi, altri sono tutti spariti. Perché andare in un posto lontano quando qua abbiamo il mondo? Però veramente, nulla da invidiare alle Dolomiti. Ah sì. È stato top, pranzo top, discese top, da schifario. Compagnia eccellente. Abbiamo sforato il meteo anche questa volta. per puro culo siamo riusciti a evitare l'acqua, ma ah, sì. Bene così. Ricordiamoci ragazzi, prima di lasciarvi, volte all'onore. Instagram, Facebook, WhatsApp, tutto. E YouTube. Seguiteci. Su tutti i social. Ci aiuterete a creare questi contenuti e tanto altro. E migliorare. Tanti ragazzi. Alla prossima. Mille.